Buongiorno, oggi qualche suggerimento per come muoversi in città agilmente. Dobbiamo fare un po' di servizi dalla zona toscolana a quella tiburtina e ritorno. Allora, qui come vedete ci sono un po' di auto in sosta vietata, quindi sono ferme, non c'è particolare pericolo, basta stare attenti alle portiere quando si va a scuola in bici. E ora andiamo a Tiburtina. Mi raccomando, fate valere i vostri diritti, ma sempre con cordialità e cortesia. Se non si vogliono spostare, non accendete delle discussioni. Purtroppo la violenza stradale e il nervosismo di chi guida l'auto è molto alto e potrebbe degenerare. Qualche difficoltà a Roma Tuscolana perché non c'è l'ascensore. Ma voi potete ovviare a questo con una bici pieghevole più agile e meno pesante. Materiali Rock stanno sostituendo i vecchi treni TAF Leonardo e grazie ai Rock si attenua anche il problema del posto bici quando il treno è pieno, perché qui c'è lo stallo per le bici, a prescindere dal treno che sia pieno o no. Ne gradiremo di più noi. Sì, vai, vediamo il tempo di percorrenza da Tuscolana a Tiburtina, 8:46. Roma Tiburtina. PNL, un saluto ad Alessandro. Lo saluto Alessandro. Lo conosci? Non so chi sia. Ciao. 54 minuti di percorrenza, mica male, no? Ricordate, il biglietto costa come una corsa, quindi 1 euro. Se pensate di farne più o stare tutta la giornata sui treni in bici, fate il biglietto giornaliero che è di 3,50 euro. Va obliterato prima di ogni partenza. Tiburtina per fortuna è nuova, non è come Tuscolana che ha ancora delle incredibili barriere architettoniche. Qui si sale in ascensore, non dobbiamo metterci con la bici sulle scale mobili o prendere addirittura caricarcela. Venga, venga. Okay. Ci siamo allora, tutti e tre. Io vado in pieno, eh. Prego. Grazie, di nuovo. Arrivederci. Mamma mia che luce, per la precisione andiamo nella sede del municipio a ritirare le carte di identità ed è un chilometruccio da qui. Il miglior modo per abbattere le distanze. E qui ragazzi arriva il momento che tutti aspettano, la goduria di sorpassare l'auto in colonnata al traffico. Notate come è possibile anche scendere dalla bici e approfittare delle strisce pedonali senza aspettare il rosso o fare dei sensi unici e giri di Peppe, non da poco. Sempre piano, senza particolare fretta, a me non piace neanche sudare. Sono le 9:04, abbiamo dopo un appuntamento alle 10 di nuovo nei pressi della Tuscolana per fare un RX torace. Ricordate che io un po' di anni fa ho avuto un Covid un po' sbarazzino e quindi faccio dei controlli periodici. Ce la faremo? O non ce la faremo? E se avessi dovuto cercare il parcheggio? Allora, tra 4 minuti al binario 5, vai! Vediamo anche che siamo nell'ora di punta e tutto sommato, insomma, ci si muove discretamente. Magari qualche volta capita, la giornata no, però ci si può contare, secondo me. Per il viaggio di ritorno siamo partiti a 17, vediamo che cosa riusciamo a fare a sto giro. Mi sembra che vada un pochino più piano. We are now arriving on time in Roma Tuscolana. 9:22, un minuto in più, è stato più bravo il macchinista dell'andata. Scherzo. Chissà se sono previsti dei lavori. Sono arrivato così tanto in anticipo che approfitto del quarto d'ora in più per andare a fare una piccola spesa perché mio figlio mi ha chiesto i succhi di frutta. Sei? Sembro una latitante. Con voi la vellutata di Flavio. Cucciare con le mani. Adesso facciamo a pezzi la patata. E anche la cipolla, l'aglio e il prezzemolo. Poi aggiungiamo l'olio. Mettere la crema di tortellini.
Buon appetito a tutti. Ciao.